presentato un'interrogazione parlamentare perché sono stato contattato da associazioni di cittadini che lamentano una scarsa inefficienza del servizio di raccolta rifiuti da parte di Amio. E in più, io essendo foggiano, ho notato e noto tutt'oggi che dal 2013 al 2022 Amio, che raccoglie i rifiuti nella città di Foggia, ha un servizio pessimo. Sono stati più volte richiamati dal prefetto perché anche ci sono stati anche dei gravi disservizi da parte della società Amio. La gestione dei rifiuti di Foggia approda perfino in Parlamento. Nelle scorse ore, infatti, alla luce delle gravi anomalie riscontrate nel servizio di igiene urbana, l'onorevole pentastellato Giorgio Lovecchio ha interrogato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando non solo l'inadeguatezza della gestione da parte di Amio Puglia S.p.A., ma anche l'anomalia riscontrata nella presentazione dei dati relativi alla raccolta, che risultano a dir poco inverosimili, così come dichiarato dallo stesso parlamentare, ma anche e soprattutto dai cittadini che, sostenuti da un pool di avvocati, continuano nella loro battaglia per ottenere un servizio più efficiente. Il problema che ci poniamo è che queste dichiarazioni false o comunque erronee, più presumibilmente false, vanno a gravare sulla tari dei cittadini, oltre che a rendere inefficace qualunque tipo di piano industriale si voglia fare, perché ovviamente la raccolta dei dati è fondamentale per redigere dei piani industriali seri. A dicembre i dati sono totalmente sballati, perché basti vedere, per esempio, che si passa da una media di produzione pro capite di 40 kg al mese a 526 kg al mese per abitante. Bene, qualcuno rispetto a questo dovrebbe porre un freno, perché noi iniziamo a sospettare, o meglio lo sospettiamo da tempo, che qualcuno questi dati li stia truccando per una serie di motivi che la procura scoprirà quali sono, ma intanto questi dati sono falsi. Dai cittadini abbiamo perché io come cittadino sto parlando, e ringrazio per il coinvolgimento l'associazione della società civile, noi abbiamo diritto a leggere dei dati veri.